Davide Spada, che è tornato a trovarci. Buongiorno. Ciao Giacomo, come stai? Buongiorno. Bene, grazie. Allora, grazie per avermi invitato ancora. Siamo contenti di averti qui e di sognare insieme a te. Bene, voi allora come sentite? Svegli questa mattina? Abbastanza svegli, sì. Io non tanto, devo dire la verità. Facciamo un esercizio che fanno tutti quanti i prestigiatori la mattina. La mattina tu ti svegli e fai questo esercizio. Questa, serve bene, per coordinare il cervello. Provate con me, Vai. Allora, mettete il braccio destro così, fatelo anche a casa, Ora, il braccio destro gira in avanti in questo modo. Stop. Ora, braccio sinistro così e il braccio sinistro gira al contrario. Va bene? Va bene. Ora stop e fatelo contemporaneamente. Questo serve a coordinarsi. Guardatevi. Provate a casa, tutte le mattine fa benissimo questo esercizio. No, raga, io non ce la faccio. Bravo. Forse bravo. Non è abbastanza mattina, allora avanti, indietro, avanti, indietro. Una bella scena comunque. Grazie. Io credo che siano andati avanti un'ora, credo così. No, in realtà sapete perché? Perché in fondo stiamo ancora un po' dormendo. Proprio per questo. Ci riproviamo alle 11, io credo che sia lo stesso risultato, ma non fa niente. Però proprio per questo voglio farvi fare un sogno ad occhi aperti. Ci credete? Ad occhi chiusi non è possibile adesso, no? Va bene, ad occhi aperti. Occhi aperti. La vedete, qui ho una scatola, proprio perché ieri è stata la festa dei nonni. Questa era la scatola di mia nonna, lei dentro ci metteva le robe per cucire, per capirci. Tra l'altro Davide mi sa che ci ha portato una foto della sua nonna che vedremo tra un attimo. Sì, è vero. Comunque c'è scritto Buon Natale, ma è proprio perché è questa scatola. Questa scatola la consegno a te. Sì. Va bene? Controlla che è sempre lì. Ora qui ho portato dei libri. La stringo tra le mani così. Libri che a me piacciono tanto. Questo è Il Circo della Notte, un bel libro. Poi abbiamo L'Isola del Tesoro. Abbiamo un libro Dance Dance Dance, bellissimo. Ora puoi gentilmente indicarmi due libri? Due? Sì. Questi due qua. Ok. Sul tavolo è rimasto L'Isola del Tesoro, ok? Ora, sai che in questo libro ci sono tantissime parole. Ne sceglieremo una, sai come? Io adesso ti faccio scorrere una carta da gioco in questo modo e tu quando vuoi mi dici la parola stop. Proviamo. Stop. Va bene? Allora inserisco la carta all'interno e ora ti chiedo un piacere. Come no? Cerca di ricordare l'ultima, solo tu, l'ultima parola di questa. Guarda il libro, ricorda l'ultima parola di questa pagina. Va non bene. Dimenticarla, però ricorda anche il numero della pagina. Me lo devo scrivere perché. Ok, aspetta. Ok, guarda, ok, mi raccomando, io non guardo. Ma io neanche lo posso sapere. No. Vai, okay, ricorda. Vai. L'ultima parola è la pagina, il numero, sì. Ce l'hai? Sì. Benissimo. Ora non dimenticarla. No. Perché è un sogno? La scritta, non è scritta difficile. Manente. Bravissimo. Ora, noi tenteremo adesso di indovinare la parola. Va bene? E guarda che cosa succede. La mente deve fare dei percorsi un po' bizzarri certe volte, no? Perché in quel caso accadono cose straordinarie. Allora facciamo un pensiero assurdo, così improvvisiamo. Immagina di essere su un elicottero. Sì, ok. Tra l'altro, insomma, l'immaginazione ci porta perché io e Antonella siamo andati in elicottero. Benissimo, quindi rivai lì. Però questa volta sei sull'Oceano Atlantico. Ok, anche quella volta. Non è vero. Siamo sull'Oceano Atlantico. All'improvviso, facciamo ancora un altro pensiero assurdo. Tu vedi tantissimi pesci, sì, che iniziano a formare la tua parola. Va bene, okay? Li vedo. Li vedi? Immagina, sì, proprio la tua guarda parola. Guarda come si applica, poverino. Sto cercando di ragionare questo tanto. Non mi riusciva, ma però grazie al suo modo di applicarsi riesco a percepire che non è una parola lunghissima, ok? È vero, esatto. E ha delle vocali, come tante parole. Guarda, mettiamo. Intanto i pesci stanno continuando a formare la parola. Benissimo, io intanto ho scritto due vocali. È vero che non c'è la A? È vero. Non c'è l'A. Io penso di avercelo. Ole. Parola molto strana, E ora, sei d'accordo con me? Tu hai scelto una parola a caso in un libro. Quindi potevi scegliere, non lo so, una congiunzione. Assolutamente. Poteva essere un po' di pagine, okay, ce l'ha il libro. Ora, puoi dire per la prima volta che parola hai visto? Solo la parola o anche il numero? Solo la parola. La parola è vedo. Sei sicuro? Sì. Sembra incredibile, ma io ho scritto esattamente la parola ma vedo. Ma come ha fatto? Bravo, è perché è una fervida immaginazione. Perché sei riuscito a vedere i pesci che facevano la parola. Io sono scioccata. Però aspettate, perché all'inizio che cosa vi ho detto? Che vi avrei fatto fare un sogno ad occhi aperti. Perché in realtà tutto quello che tu hai fatto, in realtà l'hai sognato. Perché? Ti spiego. A che pagina era questa parola? Devo dirlo? Sì, dilla. 171. Prendi il libro L'Isola del Tesoro e vai a cercare pagina 171. Ricorda che tu hai solamente sognato quello che è successo. Cerca pagina 171. Ragazzi,
È incredibile perché... Pagina 170, pagina 173, manca la pagina 171. La pagina 171 in realtà, se vedete bene, è strappata, non c'è mai stata. Puoi tenere il libro aperto in questo modo? Perché vi ricordate che vi ho detto che lì c'è una scatola che apparteneva a mia nonna dove ci metteva le cose da cucire? Io oggi all'interno ho messo qualcosa. Guarda che cosa c'è, aprilo per la prima volta. Sembra incredibile, ma all'interno della scatola c'è una pagina. Puoi dire ad alta voce che pagina vedi? 171. E l'ultima parola è? Non lo dico. Dillo. Vedo. Vedo, aspettate. Per conferma vi faccio vedere che è esattamente quella pagina, perché combacia perfettamente ed è complementare a questa parte. Ma non è possibile, io direi esperimento. Ma ce l'ha fatto sotto il naso, ma noi siamo qua. Complimenti. Ma forse è perché non riusciamo a fare questo la mattina, dovremmo essere più pronti. Grazie ragazzi, no, aspetta, stati... no, fermo lì. Noi la magia ce l'abbiamo adesso noi per te. Sì. Perché magicamente sui nostri schermi apparirà la foto di Davide con la nonna. Ah, bene, grazie. Vediamola e vediamo come si chiama nonna, tra l'altro. Mia nonna si chiamava Chiara e quindi rivederla. Uno, due, è un gran piacere. Eccola qua. Ecco che qua. Bella la foto, mamma mia. Ah, sì, ecco, qui siamo abbastanza sprint. Come vedete mia nonna era, come dire, molto giovanile e grazie. Però, per questo momento, grazie. Noi abbiamo anche una sorpresa per noi, perché sì, io ho da qualche parte la foto di Giacomo con i suoi nonni. Vediamo col se nonno appare la stessa magia col nonno. Vediamo. Eccolo qua, guardate, quello è il nonno Tony, nonno Antonio. È il papà di mia mamma e l'unico nonno che ho conosciuto, insomma, effettivamente, perché ci ha accompagnato fino a un bel po' di anni fa, e quella è la foto di lui con noi a Udine. E dovremmo avere, aspettate un attimo, perché le magie si fanno bene fino in fondo. Eccola qua! Io! La foto di un'Antonellina, guardate quanto è bella! Quella con la maglietta rossa, se non la stavate riconoscendo, sono io quando avevo 2 anni, e quelli sono il mio nonno Gaetano, la nonna Lina e il nonno Tommaso. Credo che sia uno degli ultimi compleanni che abbiamo fatto tutte e tre insieme, perché anch'io ho avuto, diciamo, la fortuna di conoscerli solo per poco tempo. Di lì a poco sarebbe mancato nonno Gaetano, poi nonno Tommaso e poi nonna Lina. Nonna Antonietta, di cui porto il nome, in realtà non l'ho mai conosciuta. Ma voi mandateci le vostre di foto da casa, così possiamo condividere questa gioia e questo momento tutti quanti insieme per festeggiare la festa dei nonni. Esatto, adesso andiamo in pubblicità. Fra poco, dopo la pubblicità, verranno a trovarci due nonni fantastici che voi conoscete. Sono i coniugi Laurenzi, quindi ci vediamo fra poco, anzi... vi vedo fra poco. E Davide resta con noi. Grazie. Prosegue il nostro lunedì all'insegna dei giochi di prestigio della magia col mago Davide Spada, che prima ci ha messo nel sacco con il gioco che ci ha fatto. Io ci sto ancora pensando, guarda, dopo lo vado a trovare quel libro. Ma secondo me c'è un libro stracciato da qualche parte. Non abbiamo detto una cosa, tu hai scelto anche i libri. Ho scelto quindi anche poteva capitare anche un altro libro. Vedi, tu non ci avevi pensato, io no, invece ci pensavo. E ci penserà tutto il giorno, quindi faccene un altro così. Così ho altro distrae qui pensare. Allora vi metto alla prova questa Vai. Mattina, occhio. Inizio a girare le mani? No, metti la mano così. Fallo anche tu, Giacomo. Muovete le dita velocissime, più veloci. Alzate l'indice, quello è il pollice. Grazie. 8 e 06, ci vuole poco. Questa è l'autostima individuale. Attenzione, perché adesso andrò ad introdurvi le carte. Carte da gioco, ok? Facciamo una cosa. Prova a dirmi stop quando vuoi, vai. Stop. Troppo tardi? No, scherzo. È bella... Guarda che mi sto impegnando, Ok, vai, veloce, quando vuoi, vai. Vai, faccio col pollice, dimmi stop quando vuoi. Stop. Va bene? Prendi questa carta per te, guardala solo tu, falla vedere a Giacomo e al okay, pubblico, vista, sì, tutti sì, quanti, ok? Ok, cioè, posso girare. Perfetto, mettila dove vuoi. Chiudi gli occhi. Ok, chiudo gli occhi, mettila dove vuoi all'interno del mazzo. Aspetta, chiudi gli occhi che la devono vedere ancora da casa, eccola. Ah, okay. Posso tanto metterla dove voglio. Ho gli occhi voglio chiusi. Vai. Va bene? Fatto. Confermo che ha gli occhi chiusi. Benissimo. Ora la carta è in un punto qualsiasi del mazzo. Siamo d'accordo? Questo è il gioco di magia più veloce del mondo. Giacomo, quanti secondi mi dai per ritrovare questa carta? 10 secondi. 10 è troppo. 9, 10, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. E la carta è un K di quadri. No. Possibile? No. Non è K di quadri. Allora, ho sbagliato, può capitare, eh? Però io vediamo, non mi perdo mai d'animo. Però c'è una cosa che devo fare, perché ogni volta che un mago sbaglia deve strappare la carta
alla quale ha sbagliato. È proprio una tradizione di noi maghi. Ti abbiamo fregato? Ho sbagliato, veramente. Guarda, come lo so che adesso quella carta è diventata la carta che io... È impossibile, perché qua, che carta hai scelto? Dimmi, che carta è? Lo posso dire? Sì, sì, dimmi. Questa. Che cos'è? Ah, il 4 di picche. Era il 4 di picche, giusto? Perché io non l'ho segnata. Sì, okay. sì. Ho sbagliato veramente, però può capitare. Però essere prestigiatori ai suoi pro. Quella diventa un 4 di picche, io lo so che quella adesso diventa un 4 di picche. Perché noi possiamo tornare indietro nel tempo, ti chiedo di mettere la tua mano destra sopra quei pezzettini, dato che la ci destra. Vieni tanto. Sì. E adesso guarda, io avevo trovato, penso, un K di quadri, però se passo la mano sopra, guardate come il K di quadri effettivamente torna intatto. E guarda tu stessa quei pezzettini, falli vedere a tutti quanti. Guarda, non li sto guardando neanche io. Ma non è possibile! Ma non è possibile! Però aspetta. Facciamo una cosa. Posso chiederti, posso ipnotizzarti? Ma figurati, se ci riesci è difficile. Apri la mano, chiudi i pezzettini strettissimi e gira la mano così. Ora ti chiederò di fare una cosa che per tutti è molto semplice, per te sarà impossibile. Cioè, metti una mano dentro e passami un pezzettino solo. Vedi che per te è impossibile farlo? Infatti. Vero? Sai perché? Perché ero diventata unita. Perché guarda lo sapevo. Il 4 di picche. Lo non sapevo. È più strappato. Lo sapevo. Perché effettivamente... bravo. Così. Allora, io veramente vorrei invitare ognuno di voi che ci seguite da casa qua in studio per vedere, perché poi uno li vede in televisione, vabbè, c'è il trucco, eccetera. Certo che ci sarà il trucco, naturalmente, ma no, il trucco no, non si vede. No. È incredibile. No. Posso regalarti quella carta? No! Poi facciamo. Antonella, me la conservo, Roma, me la conservo. Rosica. Allora, ma come si diventa mago? Ce lo dice non solo Davide, ma guardiamo questa immagine e lo scopriamo insieme. Perché? Perché si può diventare maghi, è vero? Sì, si può diventare maghi, e quello che avete visto è il Club Magico di Roma, su Instagram è Club Magico Lazio, è, diciamo, è il nostro gruppo di maghi, noi ci incontriamo tutti i giovedì, c'è una scuola di magia, ci sono bambini, ci sono appassionati di ogni età. Giovedì ho da fare, tutti, no? Giovedì ho da fare, devo andare a capire come funzionano questi giochi. Ed è una realtà incredibile, è il club più antico di Roma. Quindi. Ok, ma che cioè, se io e Antonella veniamo lì giovedì, possiamo diventare. Cioè, abbiamo qualche noi non sappiamo fare così. Funziona, non sappiamo le carte come funzionano. Allora, effettivamente, cioè, potete venire, soprattutto quando ci sono gli spettacoli, siete ben accetti, perché poi ci sono delle conferenze per soli prestigiatori. Noi comunque abbiamo i nostri segreti da tutelare. Certo. E quindi ci sono dei giorni che siamo aperti al pubblico e giorni invece dove solo. Ma i ci maghi... sono anche corsi? Sì, sì, ci sono corsi per bambini, diciamo, per diventare prestigiatori. Qualcosa si può imparare. Assolutamente. Ecco, i bambini sì, ma noi no, mi sembra di capire. Anche no, in realtà. Se ci diventiamo così, facciamo finta di essere bambini e va bene, no? No, in realtà le classi sono miste. Io ho avuto gruppi con bambini, persone molto più grandi. Comunque la magia va bene per tutti quanti. Quindi... Ok, però bisogna anche averci una predisposizione. Cioè, si diventa prima simpatici e poi maghi, o il contrario? Cioè, come funziona? Beh, la parte della simpatia noi ce l'abbiamo. Quella è innata, cioè, quella, guarda, ci nasce. Scusa, prego, così. Perdonami. No, in realtà a un certo punto ti prende un momento in cui scopri che la magia ti piace e da lì è un po' come Harry Potter, dico la verità. Tutte le persone che ho conosciuto hanno questa caratteristica, che all'improvviso si innamorano della magia e non fanno altro tutto il tempo che fare giochi a giocare. Allora, noi abbiamo una certezza. Io e Antonella probabilmente non diventeremo mai maghi, però le tue magie ritorneranno in questo studio per allietarci, per ben farci volentieri. Ridere e per fare rosicare, grazie. Naturalmente, Antonella. Grazie, mago. Davide, grazie, Spada, per essere grazie. Stato grazie. Con noi. Buona giornata, Davide, ragazzi. Per essere stato con noi.